Qualche tempo fa, proprio uno di voi, Fabio, che ringrazierò sempre tantissimo e saluto, mi ha dato un po' di legno di recupero. Questa è afro-ormosia e viene utilizzata spesso nei parquet. Infatti questi sono pezzi di parquet, vedete che ha tutti gli incastri. Quello che voglio fare io oggi però è trasformare questi ultimi pezzi rimasti in una libreria da pavimento. Allora, la prima cosa da fare è andare a piallare questi pezzi, perché se alcuni sono quasi passabili, ce ne sono certi che sono veramente ridotti male, quindi dovrò piallarli il minimo indispensabile. Sfrutterò proprio gli incastri che sono già stati pensati per andare a unirli a formare il parquet. Quindi quelle parti, una volta piallate le tavole, devo ricordarmi di non passarle al bancosega, altrimenti mi gioco l'incastro. Non avete visto male, gli attrezzi che sto usando oggi non sono i soliti, per un motivo ben preciso. Mi sembra infatti che ultimamente nei canali come il mio, quando si va ad alzare un po' l'asticella, una cosa umana, venga letto da parte vostra come se non hai quell'attrezzo, questa cosa non puoi farla. Ed è un errore clamoroso a mio avviso. Attenzione, non vi sto dicendo che bisogna tornare all'età della pietra con martello, chiodi e il trapano di nostro nonno del 22, che ad oggi avrebbe 100 anni. Magari era un bellissimo trapano, 100 anni. Quello che vi sto dicendo è che esiste una terra di mezzo in cui un hobbista può assolutamente avere tutte le soddisfazioni del mondo senza lasciarci un rene. La partnership con Einel va proprio in questo senso. A proposito, si dice Einel con la A di Andrea. Mi hanno tirato subito le orecchie. Quindi scegliere prodotti che siano duraturi e che ci tornino utili all'interno dei nostri laboratori. Quello che vedete qui e che mi sono fatto mandare segue proprio questo iter. Il primo punto a cui ho voluto prestare attenzione è sicuramente il risparmio. Power Exchange è la linea della Einel che condivide la stessa batteria e nessuno, escluso dei prodotti che mi vedrete utilizzare, utilizza un altro tipo di batteria. Tutti la stessa. Questo vuol dire che teoricamente con una o due batterie poi dopo potrete comprare soltanto il corpo macchina, risparmiando veramente tantissimo. Ovviamente deve andare di pari passo la qualità. Vi faccio vedere questo, ma lo conoscete già, perché se mi seguite su Telegram, questo e altri suoi fratelli li consiglio sempre, perché li avevo visti da un amico ma non li avevo mai testati, quindi me lo sono fatto mandare. Questo diciamo che è un po' un avvitatore di punta della casa Einel. Brushless, possibilità di battente, due velocità, mandrino in metallo, insomma questo è un prodotto che non scopriamo oggi. Un altro prodotto che sicuramente non manca nei nostri laboratori è la levigatrice. Ho scelto questa perché fatte così non ne avevo e poi ha un piano di lavoro veramente esagerato per quello che devo andare a fare, sembra davvero la macchina giusta. Però lo so che tanto voi state aspettando il momento in cui vi parlo del bancosega, quindi passiamo al bancosega. Partiamo da quello che sapete essere un mio pallino, e cioè la battuta laterale. Allora, apro e chiudo una specifica. Questa è una battuta laterale classica, quindi si va a bloccare da un lato e stringe con una molla dall'altro. Questo ci comporta un compromesso, cioè controllare, ok, se effettivamente quando noi andiamo a muoverla e a bloccarla siamo perfettamente in linea e la punta non sta sbandando. Questo non vuol dire che non possiamo fare dei lavori. Questo vuol dire che siamo di fronte al classico compromesso per cui, a fronte di quello che vi racconterò ora, dovremmo avere un occhio in più di riguardo. Quindi, detto questo, perché ho scelto questo banco e perché secondo me potrebbe essere un buon compromesso? Innanzitutto partiamo dal prezzo. Allora, non tutti si possono permettere cifre assurde, questo banco non credo di averlo mai visto sopra i 250 euro. Ora, sicuramente dal mercato internazionale verrò smentito, però a mio avviso credo di ricordarmi che sopra quella cifra non l'ho mai visto, anzi siamo decisamente sotto. Sempre parlando di prezzo, come vi ho detto, tutti questi attrezzi condividono la stessa batteria. Il banco non fa eccezione.
E questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che mi chiedono ma se accendo il mio banco da 2000 rotti watt più l'aspiratore in garage posso stare tranquillo? La risposta spesso è no, per due motivi. Uno, perché avete contatori da 3 kW, oppure, cosa molto più probabile, nelle cantine italiane, soprattutto le più vecchie, la sezione dei cavi non vi permette di andare oltre un tot, solitamente 10 A. Quindi se volete tagliare, dovete farlo senza aspirazione. L'altra cosa a cui ho dato un occhio sono le dimensioni, perché parlando di garage e cantine, non abbiamo questi spazi made in USA, per cui chiuso così siamo a 60x60 cm, poi ovviamente c'è uno sbraccio che ci permette di andare oltre, però se già noi vogliamo lavorare, ad esempio io oggi lo sbraccio non l'ho usato, queste sono le dimensioni. Unito alle dimensioni c'è il famoso discorso del piano. Perché? Perché più il piano è grande, più c'è la possibilità che, se non è in ghisa, questo abbia degli avvallamenti. Questo così compatto e soprattutto in alluminio, spessore finalmente 4-5 mm, non ha avvallamenti, quindi potete lavorare tranquillamente. Altra cosa che avrete già notato, le T-Trek hanno dimensioni standard. Alcuni brand si ostinano a mettere T-Trek proprietarie o comunque di dimensioni differenti da quelle standard. Questo per noi è una grave mancanza, perché in tantissimi, in questi anni, mi avete scritto ma posso mettere quel jig che hai fatto vedere che hai costruito nel mio banco? E la risposta purtroppo è stata no, perché le T-Trek non erano standard. Queste lo sono, quindi come avete visto e come vedrete io utilizzo i miei jig tranquillamente. Ultima cosa, un'altra cosa che dico spesso, less is better, cioè meno è meglio, ragazzi. È inutile che voi facciate dei banchi super accessoriati con tutte le cose fatte un po' così, perché comunque stiamo parlando di livello hobbistico. È molto meglio avere un banco scarno soltanto con l'essenziale. Qui ci sono i tubolari e il motore che si piega per andare a 45. Basta, non c'è altro. Meno cose fatte meglio. Ultima cosa, che a mio avviso probabilmente forse è anche la più importante, è l'assistenza. È inutile che voi compriate qualcosa dal rapporto qualità-prezzo fantastico se poi non avete l'assistenza, e i problemi negli attrezzi ci saranno sempre, da quello più costoso a quello più economico. Quindi Einel ha sede a Binago, Como, Einel Italia, ma qui sotto vi lascio il link per andare in una pagina dove ci sono elencati tutti i rivenditori ufficiali. Quindi se avete uno di questi prodotti o similari potete rivolgervi lì. Adesso però, dopo avervi raccontato tutta sta roba, io devo finire la mia libreria, perché mi serve. Allora, ho tagliato la base con un'angolazione di 5 gradi, in modo che questo, che ha il sostegno delle varie mensole, sia leggermente inclinato. Dietro poi andremo a fare un supporto, però adesso devo fare tutti gli incastri per le tre mensole. Anche questi incastri andranno fatti con un'inclinazione di 5 gradi, altrimenti la mensola poi punterebbe in alto. Allora ragazzi, prima che me lo diciate, consiglio, visto che ve lo forniscono e soprattutto per chi ha le prime armi, è di montarlo. Che cos'è? Questo è il coprilama. Da un lato, qui sostituendo questo pezzo, si va a inserire l'aspirazione, per cui avete un altro punto di aspirazione, ma soprattutto evita che voi andiate a mettere le mani dove non dovete, e cioè sulla lama. Quindi, visto che ve lo danno, montatelo!
Bene ragazzi, allora progetto terminato e devo dire che è venuto veramente bene. Comunque in generale recuperare del legno massello e dargli una seconda vita porta sempre, secondo me, a risultati davvero ottimi. Ultimamente, come avete visto, sto realizzando parecchie cose per l'ufficio perché sono convinto che comunque lavorare in un posto che vi piace in toto vi fa rendere di più. Quindi non solo il laboratorio, ma anche il posto dove passo parecchie ore, quindi seduto a PC o comunque ad esempio a leggere un libro nella mia poltrona. Poltrona che manca, bisognerà fare anche quella. Infine ringrazio ancora una volta Einel, lo sponsor di questa puntata, per avermi dato la possibilità di testare i suoi prodotti, soprattutto questi prodotti che utilizzano il metodo Power Exchange. Perché effettivamente una volta prese un paio di batterie possiamo poi sbizzarrirci e scegliere fra più di 200 attrezzi presenti nel loro parco macchine per il fai da te ma anche per il giardinaggio, senza bisogno di adattatori o altro. Se siete interessati, qui sotto in descrizione trovate tutti i link del caso. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Thank you.